Buonasera dal Millennium, quarti di finale di Summer Cup, si affrontano l'Icola dei Famosi e Colchoneros. Suba un buon pallone a centrocampo, Iacchetta, controllo di palla del numero 10, ha allargato il pallone ancora per Maiello, la conclusione di Stefano De Via, calcio d'angolo. Avanza il numero 11, tocco per Navas. Fuori per Tagliaferri, il tiro che stampa in pieno la traversa, a portiere battuto. Pallone in aria per Santullo, deve girarsi per controllare questo pallone, riesce a intervenire la difesa. Traversone in aria, la deviazione di Iannacone, arriva l'1-0 dei Colchoneros, sfortunata in questa occasione la formazione biancorossa. Regolarmente, secondo l'arbitro, passaggio per Esposito, in area di rigore, Esposito. Il tiro, Cotugno respinge, poi il pallone resta lì, arriva il 2-0 da parte di Santullo, Colchoneros che quindi si portano sul 2-0. Avanti dove però non c'è nessuno, Iannacone appoggia di testa e la mette ancora nella propria porta, doppio autogol per il numero 9 di Nicola Di Famosi, 3-0 Colchoneros. Contrasto tra Insignito e Abete, la conclusione di Iacchetta e arriva l'1-3 Nicola dei Famosi sul finire di primo tempo. Si riapre quindi parzialmente l'incontro. Non c'è più tempo su questa azione, si conclude la prima frazione di gioco. Colchoneros in vantaggio per 3-1. Appena ricominciato il secondo tempo tra Licola dei Famosi e Colchoneros, si riparte dal 3-1 della formazione colcionera. Calcio di punizione Colchoneros, Santullo sul pallone, la conclusione, bucata la barriera, 4-1. Calcio di punizione Licola dei Famosi, Iacchetta sul pallone! 2-4, bellissima l'esecuzione del numero 10. E Stefano nulla ha potuto. Sì. La conclusione dalla distanza e arriva il gol del 4-3, Nicola dei Famosi. Lancio lungo, intercetta ancora Insignito. Navas in area di rigore, Iacchetta, Iacchetta! Steso calcio di rigore all'ultimo secondo. Lo so, però... Rigore Nicola dei Famosi, Navas, la conclusione, arriva il 4-4 proprio all'ultima azione, si conclude qui la partita, si andrà quindi ai calci di rigore. Calci di rigore quindi, primo tentativo di Gravino, la parata di Cotugno, resta sullo 0-0 in questa lotteria dei rigori. Primo tentativo anche per Nicola dei Famosi sul pallone Iacchetta, la conclusione spiazzato De Stefano, 1-0. Ancora per Nicola dei Famosi, Abete, la conclusione, 1-1. Aspettiamo il secondo tentativo. Cacciapoti sul pallone, secondo rigore Nicola dei Famosi, battuto male. Punteggio di 1-1. Terzo rigore per i Colchoneros, Aielli sul pallone, la conclusione, ben eseguito questo rigore, 2-1. Terzo rigore per Nicola dei Famosi, Navas sul pallone, conclusione di Navas, pallone che finisce fuori, 2-1 quindi per i Colchoneros. Quarto rigore Colchoneros, palo di scuotto, hanno l'occasione di pareggiare adesso i ragazzi di Nicola dei Famosi. Pallone, la conclusione di Maiello, alta sopra la traversa, adesso i Colchoneros hanno l'occasione di chiudere la partita. Parte la rincorsa di Milo, il tiro, spiazzato il portiere, vincono i Colchoneros ai calci di rigore. Punteggio totale. Siamo qui dalle interviste del Millennium, la partita tra Nicola dei Famosi e Colchoneros si è appena conclusa, vittoria dei Colchoneros per 7-5 dopo i calci di rigore. Abbiamo nostro ospite Milo, migliore in campo dei Colchoneros.
Milo, una partita tiratissima fino all'ultimo istante, siete riusciti poi a portarla a casa in qualche modo? Beh, diciamo che è partita tiratissima per volere un po' dell'arbitro che ci ha messo del suo. Noi siamo andati subito in vantaggio per 3 reti a 0, poi in superiorità numerica, poi un po' di disattenzioni nostre, un po' seccativi dalla partita, un po' di errori e quindi praticamente abbiamo lasciato un po' di spazio agli avversari che poi all'ultimo secondo con un rigore leggermente dubbio. Diciamo che sono riusciti però con una caparbietà a trovare il vantaggio e il pareggio e quindi poi i rigori. Per fortuna l'abbiamo svoltata. Rapidamente, polemica arbitrale a parte, secondo te è emerso un piccolo problema di tenuta del risultato in questa partita? Potevate gestirla meglio su 3-0? Potevamo gestirla sicuramente meglio, però il problema è che comunque un po' i problemi fisici del nostro portiere e del nostro giocatore fondamentale come Scotto. Un po', diciamo, cali di concentrazione vari dovuti comunque al nervosismo hanno portato comunque al pareggio all'ultimo secondo. Però secondo me ci siamo mentalmente, possiamo fare bene e possiamo arrivare fino in fondo. Va bene, ringraziamo Milo per la disponibilità, dal Millennium è tutto. Alla